Vediamo se registra, visto che prima si è spento e spero che non si sia spento mentre stavo registrando perché mi altero veramente non poco. Forse va, forse è piena. Ho parecchie cose mo sulla fotocamera, quindi magari è quello. Vabbè, tento, se si spegne pace, farò il video un altro giorno. Comunque, volevo innanzitutto raccontarvi due cosine e poi farvi vedere gli ultimi acquisti e poi basta, poi vi lascio quietare, non vi faccio più vedere niente. Vi volevo far raccontare le ultime cosine, ovvero, come già sapete, ho superato il corso di trucco, quindi finalmente, fighissimo, sono diventata una truccatrice a tutti gli effetti. Ieri ho iniziato il corso di trucco sposa, bellissimo, e ieri sera appunto abbiamo fatto la lezione di trucco sposa classica, quindi comunque non troppo pesante, non troppo pazzoide, ma una sposa comunque sì truccata, non diafana o eterea, ma comunque una sposa ben truccata ma con un look abbastanza sobrio. Bello, mi è piaciuto un sacco. E la cosa bella di cui volevo fare raccontare una cosina al volo, un accenno, senza stare troppo a dilungarmi, è che domenica ho lavorato, tra virgolette, non retribuita, ma comunque l'ho fatto più che volentieri, assolutamente non mi aspettavo di essere pagata, anzi, non aspettavo manco di essere chiamata. La mia insegnante di make-up mi ha chiesto di andare a darle una mano per domenica appunto al Teatro della Tosse, perché c'era uno shooting fotografico per la nuova uscita del CD dei Marti e quindi dovevano appunto fare vari servizi fotografici, delle riprese video e avevano bisogno di essere truccati tutti e tre, sono due uomini e una donna, i Marti. Se non sapete di che gruppo si tratti, basta che digitate Marti su Google e trovate appunto il gruppo di Andrea Bruschi, che è un uomo fantastico. Devo dire che mi è piaciuto un sacco lui, mi è piaciuto un sacco Simone, mi è piaciuto un sacco Claudia, che sono i tre componenti del gruppo. E sono stati meravigliosi, molto gentili. La scenografia era pazzesca, era tutta anni 50, bellissima. I costumi erano belli. E loro poi, vabbè, io non li avevo mai sentiti, ma la musica mi è piaciuta un sacco. E infatti, assolutamente a settembre comprerò il CD in uscita, anche se so già di che si tratta perché appunto ho avuto l'anteprima mondiale, diciamo, ascoltando durante tutte le riprese e nulla, quindi dovevamo truccarli e stargli dietro durante tutta la giornata perché comunque sotto i riflettori che erano fortissimi si squagliavano, poverini. E la cosa figa è che poi l'insegnante mi ha dato fiducia comunque e all'1:30 è andata via, mi ha detto vabbè, stai pure tu, tranquilla, vai avanti tu, perché lei aveva un altro impegno lavorativo. Io sono rimasta lì con loro fino alle 6 meno 20, addirittura non ho mangiato per quanto ero ansiata, però è stato meraviglioso veramente. Poi ho dovuto ripettinare Claudia per il secondo giro di foto, diciamo, e lì ho detto Dio, io come la pettino mo che non ho mai pettinato nessuno, e invece è andata bene, nonostante non avessi appunto esperienza da quel punto di vista. E niente, è stato bellissimo, una giornata interessantissima, meravigliosa, quindi mi faceva piacere condividerla con voi. Detto ciò, vi faccio vedere anche le cosine, le ultime cosine, sono proprio delle cazzate, ma però ho detto ne approfitto, faccio due chiacchiere, vi racconto le ultime, anzi non ne parlo ancora, ma a breve dovrei avere un altro piccolo progetto lavorativo, quindi quando sarà effettivo, quando potrò parlarne, ve lo dico. Per il momento non ne parlo proprio perché è una cosa ancora comunque campata in aria, ancora da definire, quindi per ora niente. Per ora vi dico solo che vado avanti col corso, ora settimana prossima ho l'ultima lezione del corso di trucco sposa e poi a giugno inizierò il corso di trucco cinematografico e fotografico, quindi poi vi aggiorno comunque man mano nel tempo. Vi faccio vedere le quattro cavolate proprio al volo che ho preso. Una è meravigliosa, le altre sono delle belinate, però vi volevo far vedere quella, quindi le prime cose che vi faccio vedere sono ciglia finte. Ora, qua ne ho solo 4. Io ne ho prese, se non erro, 6 o 7 paia, ma un paio forse le ho anche già buttate. Queste le ho pagate 1,50 euro al paio. Le ho prese dal cinese su Abusalla, che si chiama Shunfa, come quello di Molassana. E devo dire che per quel che ne faccio io, ovvero metterle continuamente per allenarmi, vanno più che bene.
La cosa carina è che ne avevano di diversi modelli, perché ora io non so se in fotocamera si nota, ma queste sono semplici nere, classiche, come quelle che ho su oggi, che io le ho messe stamattina, sono le stesse. Poi ci sono queste che invece sono nere con filamenti argentati. E poi ci sono queste che sono nere con dei aiuto la gola, dei filamenti. Sto rimanendo senza voce. Scusate. Blu e viola. E l'ultimo paio invece è di nuovo blu e viola. Quindi molto carine, un po' particolari. Ho detto vabbè, per 1,50 € al paio le provo e vedo come vanno. Tanto uso comunque, sono senza colla queste, hanno solo le ciglia. E io ci uso la colla di Essence con la quale mi trovo da Dio, quindi buono, buono così. Volevo prendere quelle di Katy Perry, ma ho visto che costano 10 euro a confezione, quindi ho detto vabbè, ci penso un attimo. Poi ho preso due cosine sceme che devo portare a casa di Cree. Vabbè, le faccio vedere. C'è un negozio qua da noi in via San Vincenzo che si chiama Tiger, che non so se c'è in giro per l'Italia, probabilmente sì, che vende un po' di tutto, cioè dalle velinate alle cose per la casa, qualcosina anche di trucco, un po' di tutto proprio. E io ci ho preso dei tovaglioli bellissimi, ovvero questi. Questi con gli omini biscottini e questi col cupcake. Cazzate, però volevo appunto rendervi partecipi delle cazzate che compro. E niente, li porterò poi da Cree perché li ho presi per casa sua. Ma il top, il pezzo forte del video, quello che vi volevo far vedere, alla fine il video l'ho girato per questo, è questo paio di scarpe pagate 18,32 €, prese da Chonfa a Busalla. Le ho prese nere, c'erano anche rosse, ma alla fine ho scelto quelle nere. Meravigliosa creatura. Cioè, guardate che roba. Queste sono veramente belle, belle, belle. Con questa parte metallica qui dorata, tacco altissimo. Nere lievemente brillantinate. Cioè, ma si poteva lasciare lì un paio di scarpe del genere? Fantastiche. Quindi questo qua praticamente era quello che vi volevo fare vedere. Pagate 18,32 € perché erano scontate anziché 22,90 €. Bene, a questo punto direi che vi ho detto tutto. Le chiacchiere le ho fatte. La voce è andata via. Devo bere. E nulla, stamattina ho comprato anche due libri, ma ce li ho di là, quindi non ve li sto manco a far vedere. Comunque sono quelli, praticamente il secondo e il terzo della trilogia di Io ti guardo. Ho preso Io ti sento e Io ti vedo. No, Io ti sento e Io ti voglio, scusate. E niente, il primo mi era piaciuto un sacco, quindi vediamo poi come sono il secondo e il terzo e vi aggiorno, ok? Alla prossima, ciao!